Gesù, io credo in te. Gesù, io spero in te. Grande attributo di Dio, in eterno di fronte a tutto il popolo, la tua misericordia canterò. Gesù, io credo in te. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore che guida i nostri cuori, all'amore e alla pazienza di Cristo, sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Gesù Cristo, il giusto, intercede per noi e ci riconcilia con il Padre. Per accostarci degnamente alla mensa del Signore, invochiamolo con cuore pentito. Signore, nostra pace, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Cristo, nostra Pasqua, Christe eleison. Christe eleison. Signore, nostra vita, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria, gloria in excelsis Deo, gloria, gloria in excelsis Deo. E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti adoriamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria in excelsis Deo, gloria, gloria in excelsis Deo. Preghiamo. Dio di eterna misericordia, che ogni anno nella festa di Pasqua ravvivi la fede del tuo popolo santo, accresci in noi la grazia che ci hai donato, perché tutti comprendiamo l'inestimabile ricchezza del battesimo che ci ha purificati, dello Spirito che ci ha rigenerati,
del sangue che ci ha redenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un'anima sola, e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune. Con grande forza gli Apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù, e tutti godevano di grande favore. Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli Apostoli. Poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno. È parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo insieme: rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Dica la casa di Aronne, il suo amore è per sempre. Dicano quelli che temono il Signore, il suo amore è per sempre. Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. La destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. Il Signore mi ha castigato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte. Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegramoci in esso ed esultiamo. Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, chiunque crede che Gesù è il Cristo è stato generato da Dio, e chi ama colui che ha generato ama anche colui da chi è stato generato. In questo conosciamo di amare i figli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i Suoi comandamenti. In questo infatti consiste l'amore di Dio, nell'osservare i Suoi comandamenti, e i Suoi comandamenti non sono gravosi. Chiunque è stato generato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. E chi è che vince il mondo, se non chi crede che Gesù è il Figlio di Dio? Egli è colui che è venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo, non con l'acqua soltanto, ma con l'acqua e con il sangue. Ed è lo Spirito che dà testimonianza, perché lo Spirito è la verità, parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse loro: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa, e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Ringraziamo il Signore in questa Eucaristia. Gli diciamo proprio grazie, grazie della misericordia, cioè del tuo cuore che si è chinato sulle nostre miserie, perché siamo qua noi assetati, affamati, a volte dubbiosi, malati, carcerati, schiavi. A volte magari superficiali nel leggere certe notizie che ci danno come uno smarrimento, perché ci abituano a non guardare a quello che viene detto veramente. Peccatori, afflitti, incapaci di perdonare, pellegrini sulla terra. Ecco, siamo noi questi l'oggetto della misericordia di Dio, ciascuno di noi. E quindi la prima cosa di cui vogliamo far memoria in questa Eucaristia, in questa Santa Messa, è il dono della Pasqua che abbiamo appena vissuto. Infatti Gesù va dai suoi apostoli, chiusi nella tristezza per avere fallito, non averlo difeso, essere scappati, aver rinnegato, aver tradito, e dice: «Pace a voi». Allora sono presi, dice il Vangelo, da una gioia,
perché, come dice Papa Francesco, non lasciatevi rubare, non rinunciate alla gioia della Pasqua. La rinuncia è il tempo della Quaresima, adesso è il tempo pasquale. Tutte queste cose, i dubbi, i peccati, le tristezze, le amarezze, sono già state prese su di sé, diceva sempre Papa Francesco nelle meditazioni alla Via Crucis, sono già state caricate da Gesù sulle sue spalle. Non dobbiamo più essere campioni di negatività, ma ascoltare la voce di Gesù che anche oggi ti chiama e dice: venite a me. Dircelo non è bastato, diceva Papa Francesco, e allora ecco che ci vieni incontro. Ecco, oggi, fratelli, la misericordia di Dio dice: ti sto venendo incontro. Non capisci che mi sto chinando su di te? Non capisci che sei prezioso ai miei occhi, che ho dato tutto il mio sangue per te, che ho dato tutta la mia vita, quello che avevo per vivere, mi sono staccato dal Padre, vi ho lasciato la Madonna ai piedi della croce, 33 anni di vita come Santa Faustina. Quindi la prima cosa è che Gesù torna nel Cenacolo e vuol far rifare l'esperienza della Pasqua, che era stata un'esperienza di tradimento per gli apostoli. Ma c'è questa seconda possibilità, perché Gesù ritorna perché vuole che questa gioia non sia solo per gli apostoli, la Maddalena, coloro che l'hanno, Simone o gli apostoli lungo il mare quando mangiano il pesce con lui. Torna, gli ridona la gioia, gli ridona la pace, ma soprattutto li invia. Li invia a chi? Innanzitutto agli altri apostoli, perché abbiamo letto che Tommaso non c'era quando è ritornato Gesù. Allora, fratelli, è importante, decisivo, dice tutta la Bibbia, accogliere l'inviato di Dio, accogliere il profeta. Per Ninive era essenziale, non era secondario accogliere o non accogliere quello che Dio ti manda. Giona è stato segno per la sua generazione, così lo sarà il figlio dell'uomo. Dio manda continuamente segni, manda la Vergine, manda Santa Faustina. E se noi siamo qui, fratelli, è perché qualcuno prima di noi ha creduto all'inviato di Dio, Santa Faustina. Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, ha creduto. Non essere più incredulo ma credente, dice Gesù a Tommaso. Cioè, il passaggio non è solo un gustare la gioia, la pace, ma è anche un diventare credente. San Giovanni Paolo II, il Cardinal Descourt, suo amico che ci ha ordinato anche a noi sacerdoti, colui il quale San Giovanni Paolo II ha fatto la prima opera di misericordia corporale da pontefice andandolo a trovare al Gemelli. E così la Chiesa intera ha creduto e ha certificato che Santa Faustina è appunto inviata da Dio, col suo diario, con i suoi messaggi, con la sua testimonianza. Quindi questo è il passaggio che dobbiamo chiedere, da incredulo a credente. Lo dice Gesù a Tommaso. E noi qui riuniti, vedete, siamo la conseguenza, l'effetto della fede di questi nostri padri, di San Giovanni Paolo II e di tutti coloro che hanno creduto agli inviati di Dio. È decisivo accogliere o non accogliere il segno che Dio manda. E infatti si legge nel Vangelo, nella prima lettura, la moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un'anima sola.
Da dove vediamo la presenza di Dio? Diceva Papa Benedetto in piazza San Pietro ai bambini della comunione. Il bambino gli diceva: io non vedo Gesù, la mia maestra, la mia catechista, i miei genitori mi dicono che lì c'è Gesù, me lo dice anche il prete, ma io non lo vedo. Da dove vediamo che Dio è intervenuto nella nostra esistenza? Dagli effetti, diceva Papa Benedetto. Accendi un interruttore, non vedi la corrente elettrica, ma vedi che si accende la lampadina. E così anche qui, da dove vediamo che questa era l'inviata da Dio? Dalle conseguenze, dagli effetti. Dagli effetti, perché Gesù ha pregato anche per te. Padre, non prego solo per questi che ho chiamato, ma anche per coloro i quali crederanno per mezzo della loro testimonianza. Allora, fratelli, questa fede comune negli inviati di Dio, noi crediamo in Santa Faustina, crediamo che oggi è giusto radunarsi insieme, anche con le fatiche, scrivendo il nome del nostro defunto, che sono infiniti, rivolgendoci con fiducia a Dio. Abbiamo fatto bene, perché, dice la moltitudine di coloro che erano diventati credenti, aveva un cuore solo e un'anima sola. Cioè la fede, la comune fede, genera comunione tra le persone, e siamo qui tutti per diventare quello che mangiamo, cioè diventare una comunione di persone. Così gli apostoli, ricevendo il dono della misericordia di Gesù che è ritornato, non siate più incredulo, Tommaso, non essere più incredulo ma credente, lo ha riammesso nella comunione della Chiesa con Pietro, con gli altri apostoli, e poi li ha radunati nella Pentecoste per farne come tipo un gruppo di preghiera insieme alla Vergine Maria. Gli apostoli finalmente si mettono a pregare, avevano fallito nel Getsemani e si sono consacrati all'opera della Chiesa totalmente. Maestro, ma noi che abbiamo lasciato tutto, che ci guadagniamo? Pietro, avrai 100 volte tanto su questa terra e la vita eterna, insieme alle persecuzioni. Ecco, fratelli, perché oggi è una giornata di gioia, perché la fede, la comune fede che abbiamo in questa santa, in Gesù che le ha parlato, ci ha radunato come comunione di persone. Riassaporiamo la spiritualità della comunione, come predicava San Giovanni Paolo II, vedere la Trinità nel volto del tuo fratello e della tua sorella, vedere che il suo dono non è qualcosa da contrapporre al tuo, come fanno ormai in tutto il mondo facendo guerre. Comunione, non contrapposizione. Il dono dell'altro è un dono tuo, il tuo fratello è dentro la comunione con te. Allora riassaporiamo la spiritualità della comunione. Gesù non è venuto solo per rinsaldare la comunione dei 12, che erano diventati già 11, ma in loro la comunione tra tutte le persone. Vivere il comandamento sulla terra non è un'utopia, è una possibilità, al nome di rinnegare se stessi e accogliere quello che Dio ti invia. È nel nome di Cristo, è nel nome della Chiesa, è nel nome del Papa, nel nome del Vangelo, nel nome dei Santi, nel nome della fede, che noi possiamo vivere la comunione con Dio e tra di noi, e con le altre religioni, e con le persone che non credono, e con tutto il mondo. Perché non possiamo più essere assuefatti alla morte e alla violenza. Dobbiamo reagire. Come? Dalla nostra casa, dalla nostra parrocchia, dalla nostra comunità, facendo comunione tra le persone, guardando prima al positivo, diceva San Giovanni Paolo II. Ecco, che questa festa porti al mondo intero una reazione, questa seconda possibilità
della Pasqua porti veramente pace a voi. Pace a voi, fate la pace con la croce che Cristo ci ha donato. A voi, a tutti coloro che hanno responsabilità civile e religiosa sulle altre persone. Sia lodato Gesù Cristo. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Fratelli e sorelle, la sera della prima Pasqua cristiana, Gesù è apparso agli apostoli trasmettendo loro il suo spirito per inviarli a portare a tutti il messaggio della misericordia e della pace. Chiediamo a Lui che anche noi possiamo prolungare la missione del Vangelo. Preghiamo insieme, diciamo: rendici testimoni della Tua risurrezione, o Signore. Rendici testimoni della Tua risurrezione, o Signore. Per la Chiesa sparsa in tutto il mondo, perché viva l'entusiasmo della fede dei primi cristiani, ascolti i bisogni dei più poveri e bisognosi e porti a tutti il messaggio della risurrezione di Cristo. Noi ti preghiamo. Rendici testimoni della tua risurrezione, o Signore. Per coloro che hanno responsabilità civili ed amministrative, perché al centro delle scelte politiche ci sia sempre la preoccupazione di alleviare le sofferenze e i bisogni dei più disagiati. Noi ti preghiamo. Rendici testimoni della tua risurrezione, o Signore. Per coloro che stanno vivendo un momento decisivo per la propria scelta di vita, perché siano illuminati dalla fede di coloro che hanno riposto la propria fiducia nella parola del Signore. Noi ti preghiamo. Rendici testimoni della tua risurrezione, o Signore. Per noi qui riuniti, come gli apostoli del Cenacolo, perché sappiamo guardare il mondo come lo guarda Gesù, amare l'umanità come la ama Gesù e dare parole di speranza come le dà Gesù, noi ti preghiamo. Rendici testimoni della tua risurrezione, o Signore. Signore Gesù, anche a noi affidi il tuo Vangelo di salvezza, perché possiamo annunciarlo non tanto con le parole, ma con l'entusiasmo della tua amicizia. Ascolta la nostra preghiera e porta a compimento ogni desiderio di bene custodito nel nostro cuore. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Nei cieli un grido risuonò, alleluia, Cristo Signore trionfò, alleluia, 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 alleluia. Morti di croce gli patì, alleluia, ora al suo cielo risalì, alleluia, 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 alleluia. Cristo re vivo in mezzo a noi, alleluia.
insieme a lui. Alleluia, 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 alleluia. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, o Signore, i doni del tuo popolo. Tu che ci hai chiamati alla fede e rigenerati nel battesimo, guidaci alla beatitudine eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo. È Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha rinato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione, nell'attesa della tua venuta.
celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno glorioso della risurrezione di Cristo Signore nel suo vero corpo. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa, il nostro Vescovo Papa Francesco, Cardinal Vicario Angelo e tutto l'ordine sacerdotale, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Nel nome del Signore risorto, scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non solo di partecipare alla tua morte, ma di corpo e sangue di Cristo. Corpo e sangue di Cristo. Per la comunione saranno due sacerdoti qui al centro, due sacerdoti a metà chiesa e due sacerdoti in fondo. Quindi senza accalcarci daranno a tutti la comunione. Quindi con molta calma, poi se ci sta qualche sacerdote, mettiamo lateralmente, quindi con molta calma, quindi facciamo. Ostia santa, in cui è il testamento della divina tua grande misericordia, in cui è il corpo e il sangue del Signore, segno d'amore per noi peccatori. O ostia santa, in cui è la sorgente dell'acqua viva per noi peccatori. In te il fuoco purissimo d'amore, la tua divina misericordia. O ostia santa, in te la medicina che dà sollievo alla nostra debolezza, vincolo santo tra Dio ed ogni uomo, che confida nel tuo amore. O ostia santa, sei l'unica speranza tra le tempeste e le tenebre del mondo. Nelle fatiche e nelle sofferenze, ora e nell'ora della nostra morte, confido in te, o ostia santa, confido in te, ostia santa.
misericordias Domini, in eternum cantabo. Misericordias Domini, in eternum cantabo. Confite mini Domino, quoniam bonus, quoniam in eternum misericordia eius. Misericordias Domini, in eternum cantabo. Misericordias Domini, in eternum cantabo. Qui fecit mirabilia magna solus, quoniam in eternum misericordia eius. Misericordias Domini, in eternum cantabo. Misericordias Domini, in eternum cantabo. Quia in humilitate nostra memor fungit nostri, quoniam in eternum misericordia eius. Misericordias Domini, in eternum cantabo. Misericordias Domini, in eternum cantabo. Confite mini Domino, Dominorum, quoniam in eternum misericordia eius. Misericordias Domini, in eternum cantabo. Misericordias Domini, in eternum cantabo. Haida concibo a noi, Signore, germe vivente di bontà. Nel tuo Vangelo, buon pastore, sei stato guida di verità. Grazie diciamo a te, Gesù. Resta con noi, non ci lasciare, sei vera amica.
siamo pieni di fede nel mister. O Trinità, noi ti invochiamo, Cristo sia pace al mondo intero. Grazie diciamo a te, Gesù, resta con noi, non ci lasciare. Diciamo a te, Gesù, resta con noi, non ci lasciare, sei vero amico, preghiamo. Dio onnipotente, la forza del sacramento pasquale che abbiamo ricevuto sia sempre operante nei nostri cuori per Cristo nostro Signore. Amen. Ecco, prima della benedizione ricordiamo che adesso processionalmente faremo spazio al quadro e seguiremo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Chiediamo al Signore di custodire questo dono pasquale della gioia e della fede nella comunione della Chiesa. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Alleluia, alleluia. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia. Regina Celi, letare, alleluia.
popolo, la tua misericordia canterò. Peccatori le dono. Credi in Lui, che il passato vissuto nel peccato, in una vita santa cambierà.